Spirito Santo. Ah. Ecco, cosa possiamo... Cosa possiamo dire di San Valentino? Ah, San Valentino. Beh, cosa ne pensi tu, così, occhio croce a prima vista? Come festa in generale? Cioè, cosa ne sai? Beh, ma insomma... in realtà pochissimo penso ne sappiamo, noi della giovane retroguardia sappiamo più forse a livello commerciale, da noi è una, la vedo come una, molto una festa commerciale, non la sento molto come festa. Allora, tu sei fidanzata? Sì. Sì. Ci credi nell'amore? Assolutamente sì. Allora, auguroni per il 14 febbraio. Ma non devo aspettare solo il 14 febbraio. No, no, no. Sì, ma non possiamo nemmeno togliere questa occasione, questa opportunità. Allora, quindi, se capisco bene, non hai, con tutto rispetto, certo, no, non hai idea dell'origine. Dell'origine, questo, sì. Bene, allora abbiamo... nella liturgia, beh, non so se è tanto liturgico, ma almeno nel calendario, il 14 febbraio c'era la festa, ci sarà ancora, la festa di San Valentino Martire. E di San Valentino il martirologio, o diciamo la... il libro dei Santi ne ha almeno tre. Ah. E probabilmente si tratta di tre sacerdoti, e la versione più probabile è che San Valentino era un sacerdote nei primi secoli cristiani, quindi sotto la Roma pagana, e come è risaputo, in certi ambienti, in certe circostanze, l'esercito romano richiedeva, diciamo, l'astinenza o la continenza assoluta per avere dei guerrieri, diciamo, preparati alle lotte, alle guerre più feroci, e quindi in un certo qual periodo il matrimonio veniva proibito. E quindi San Valentino, che era sacerdote, una specie di cappellano più o meno clandestino di soldati cristiani, benediva spesso e volentieri i loro matrimoni, più o meno clandestini, e poi un giorno è stato preso e giustiziato, si va per dire, perché non è nessuna giustizia, anzi fu, direi, ingiustiziato. Certo, sì. Ecco, ma c'è un'altra spiegazione, che la Chiesa si è alle volte, diciamo, ispirata dalla natura. Figuriamoci, io non sono nessun botanico, ma che proprio in questi giorni, proprio la metà di febbraio, i fiori cominciano a sbocciare, e quindi è un simbolo dell'apertura alla vita, al calore dell'amore, l'amore che dà la vita. Quindi per la Chiesa, quando si tratta di amore, si tratta dell'amore coniugale, no? È proprio una coppia, e la coppia si capisce solo nella Bibbia, da Genesi all'Apocalisse, la coppia si capisce solo, con tutto rispetto agli altri nostri amici, si capisce solo l'unione di un uomo e di una donna. E l'aspetto commerciale di cui hai parlato è una deviazione. Magari intanto il commercio approfitta di tutto, approfitta delle feste del Natale, approfitta del... no? Certo, sì. Sì, ma allora non è a causa del commercio che butteremo via il Natale? No, anzi. No? Sì, quindi manteniamo la nascita di Gesù, magari comprando meno, perché siamo noi
che nutriamo, certo, i supermercati. Anzi, ieri ho sentito da qualche parte che negli Stati Uniti d'America, cioè dallo zio d'America, tanti supermercati chiudono bottega, perché ormai su, per internet uno può comprare tutto. L'unica cosa che non ha ancora potuto comprare sono gli esseri umani, anche se purtroppo c'è tanta schiavitù, certo, soprattutto in certi paesi che non vorrei nominare, no? C'è anche un mercato di schiavi, certo, un mercato di schiavi non troppo lontano da noi, qui dalla Palestina. Sicuramente. Sì. Bene, non so se... Adesso, parlando di amore, intanto prendo sempre l'esempio, se permetti, dei tuoi genitori. Assolutamente. Io vedo in voi, senza complimenti, la... perché questa per me è un'occasione per una testimonianza. Certo. Ecco. Quindi, ecco, tu... Quando hai aperto gli occhi da bambina, no? Appena 5-6 anni, ti sei vista in mezzo a un papà molto pieno di affetto, certo, e una mamma piena di tenerezza, certo, no? E poi, ma hai visto subito che avevano un altro amore nel cuore, l'amore della Terra Santa. Sì. Sì. Allora, se ci puoi... Io approfitto, colgo questa occasione, certo, e sono emozionato. Anch'io. Ci puoi dire, come direbbe Totò e Beppino, Totò Beppino è la femmina, no? Quando arrivano a Milano per scrivere la lettera, sì, no, a quella signorina che seduceva il nipote, siamo venuti a dirvi due dì. Due dì, ok. Quindi ecco, se tu ci puoi dire, ma stavolta una sola dì, ok. Sì, quindi io sono venuto a dirvi due dì, no? Prima di tutto la nostra gratitudine nel Patriarcato Latino di Gerusalemme, ecco, vedo lì una fotografia di sua beatitudine, il patriarca Fabio Trostual, ma e quindi la gratitudine, la stima, l'affetto di tutta la Terra Santa per i tuoi genitori, grazie, il tuo papà, Cavalier Mario Bianchi, naturalmente la tua mamma, perché se non ci fosse la collaborazione, certo, della mamma, si sa, è risaputo dietro, che... Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Sì, e poi che l'uomo non si può muovere senza la donna, no, ma questo detto tra di noi. E quindi, ecco, se ci puoi dire un po' come è nata da tuo papà questa relazione così bella con la Palestina, con la Terra Santa. Papà ha incominciato nel lontano 1975, lui ha cominciato come guida, lui aveva questo secondo lavoro, diciamo, accompagnava i gruppi in Terra Santa. Il primo lavoro qual era? Il primo lavoro faceva tutt'altro, lui, spiegare era un po' complicato, lui aveva una ditta dal nonno di cromature, quindi lui cromava i tubi, magari per le moto, per le aziende, li rendeva lucidi, quello che si chiama proprio la cromatura, quindi lavorava con gli acidi. I tubi, sì, oppure... Ma a volte uno dice che non capiva un tubo, no, papà capiva benissimo, ha ereditato questa ditta da quando il nonno è mancato, e quindi ha portato avanti questa attività per lungo tempo, e nel frattempo ha creato proprio nel nostro paese, a Como, questo piccolo club, che si chiama il Gruppo Turistico Rebbiese, e ha cominciato a fare piccoli pellegrinaggi, perché logicamente negli anni 70 non erano ancora molte le persone che viaggiavano. E nel lontano 75 è venuto con pochissime persone, tra cui anche la mia nonna, in 10 in Terra Santa. E come si dice, come si suol dire, che c'è il mal d'Africa, a papà è venuto il mal di Terra Santa, noi lo chiamiamo così, il mal di Terra Santa. Ha incominciato, ma non solo sui luoghi santi, vabbè, chiaro, i luoghi santi provocano dentro uno di noi una reazione, no? Lui ha visto quella che era la comunità, lui è andato oltre, lui ci ha sempre tenuto, tuttora lo ribadisce quando ancora facciamo le riunioni per i pellegrinaggi, che non bisogna andare a vedere solo le pietre, ci sono anche le pietre vive, quindi
Lui ha sentito questo sentimento forte verso la comunità e ha incominciato accanto al suo club a fondare questo club e a far sì che lo scopo di questo club fosse la Terra Santa, l'aiuto non solo alla Terra Santa ma ai cristiani di Terra Santa. Quindi ha incominciato questo legame con le istituzioni, col patriarcato latino in primis, poi mi ha aiutato a costruire un'aula a Effeta e piano piano ha sentito questa necessità di aiutare soprattutto la comunità cristiana con voi sacerdoti. Quindi ha sentito il forte bisogno di aiutare, quando era possibile logicamente, alcuni dei seminaristi, tra cui il parroco di Bezzacore, il primogenito come si suol dire, nel loro cammino, non solo spirituale ma anche materiale, perché questa è la vita, ci insegna, e ha fatto questo legame che è durato fino adesso. Quindi ha incominciato nel 75, ogni tanto dice sono 40 anni che vengo in Terra Santa, aggiorna gli anni, e ha sempre sentito molto di più questo legame. Poi è entrato anche a far parte dell'ordine equestre, del Santo Sepolcro, quindi però tutto venuto da questo club. Lui si è sentito molto di fondare questo club e di poter fare nel nostro piccolo, logicamente, perché non è un club enorme, però sono 800 soci, e ha diffuso questo sentimento. Abbiamo tantissimi soci che sono venuti anche a fare volontariato qua in Terra Santa, qualcuno alla creche, qualcuno a Nablus, insomma, affiancandolo poi al pellegrinaggio, perché portare la gente anche giustamente a vedere quello che è accanto alla comunità locale, quello che è stato i passi della vita di Gesù. Quindi si sono un po' incrociate queste due cose. E questo amore l'ha trasmesso a noi figli, a me di più, io proprio malata totale, e niente, siamo arrivati qua, è una seconda casa, la sentiamo come una seconda casa, quindi noi, il patriarcato latino è una seconda casa, quindi siamo anche noi a ringraziare voi, non solo voi a ringraziare noi. Grazie, sì. E il parroco di Bezzahol, quindi è il primo, il secondo è il parroco di Zabade, Abu Nidal, un altro palestinese di Gifna, vicino a Ramallah. Il terzo è a Kerak oggi, è a Abu Nawissam, quindi un Libano giordano, un libanese. Sì. Il quarto è in arrivo, come si suol dire, ed è il diacono, un diacono giordano. Giordano, sì, Tamer, è il quarto in arrivo, quindi siamo a quota 4. Però abbiamo, anche in questo senso, abbiamo lavorato soprattutto nella comunità di Como e non siamo gli unici ad aver intrapreso questo tipo di relazione. Sono tante le parrocchie a Como che hanno intrapreso lo stesso nostro percorso. Quindi abbiamo questo legame in particolare che c'è appunto tra Como e la comunità cristiana qua. Quindi ne andiamo fieri. Ah, benissimo. Ti ricordi magari tuo papà si è innamorato della Terra Santa come tale, ma di più anche delle pietre vive che siamo noi. Certo. No? Io dico sempre, cito sempre il proverbio, meglio da vivi un complimento che da morti un monumento. Bravo, concordo. Sì? Allora, ma ti ricordi di una, non so, una personalità o un paio di persone che avevano allora colpito il tuo papà? Credo che il patriarca Beltritti. Il patriarca. Sì. Io mi ricordo, ero piccola, però quando il patriarca Beltritti è mancato, papà si è sentito in. Proprio un primo novembre, lui esatto, è mancato. Esatto. Sì. E mi un ricordo, giorno prima del tuo compleanno. Esatto. Sì. E mi ricordo che papà è partito in grande fretta perché nessuno se lo aspettava, e mi ricordo che ricevette questa telefonata e si sentì dire per il bene che ti voleva il patriarca Beltritti non puoi mancare, e allora mi ricordo che papà era partito e tutti si ricordano perché era l'unico cavaliere presente alle esequie di sua beatitudine, quindi papà lo ricorda sia negli anni in patriarcato che negli anni ad Errafat. Era un,
un'istituzione per papà, una presenza che non poteva lasciare la Terra Santa a papà senza portare un saluto a Beltriti. E tuttora fa così, eh. Tuttora. Sempre patriarca. Tuttora. Bene, abbiamo, ho visto una bella fotografia del patriarca Beltriti, Giacomo Beltriti, col sacerdote Fouad-Touahane. Ah. Che quindi proprio nel divano, no, anzi nel balcone, sul balcone della camera del patriarca, e quindi questa era una foto profetica, perché quel giovane sacerdote è diventato il secondo successore di Monsignor Beltriti. Patriarca attuale nato a Madaba, la città storica in Moab, in Giordania. E quindi certamente la personalità di Monsignor Giacomo Giuseppe Beltriti, nato a Peveranio in Piemonte, nella provincia di Cuneo, ma che poi già a sedicenne è giunto in Palestina, e perché si chiamava Palestina, tra l'altro, sì, prima dell'occupazione israeliana o ebrea, perché non c'era Israele nel 1948, quando era, se non mi sbaglio, parroco di Bejala, sì. E poi è stato cancelliere del patriarcato. Io me lo ricordo perché io ero un alunno della scuola dei Frères, dei fratelli Lassaliani, a Roma li chiamano i Carissimi, no? E quindi andavamo a confessarci, noi alunni, adesso si confessano ad ogni morte di Papa, ma lì andavamo a confessarci ogni sabato, e io preferivo andare a confessarmi da lui, sì? Dalla Buna Yao, cioè Giacomo. Don Giacomo Beltriti, ma il quale poi alla fine della fiera è stato il patriarca che mi ha ordinato sacerdote il 24 giugno 1972 con altri 7 confratelli, di cui due sono diventati vescovi. E quindi ci ricordiamo sempre del patriarca Giacomo Beltriti, per noi il patriarca Yaqub, cioè Giacomo in arabo, che era più palestinese di noi, sì. Era diventato più palestinese di noi, conosceva la storia della Terra Santa meglio di noi, amava la Terra Santa più di noi. E mi ricordo dopo la guerra, dopo l'invasione israeliana dei 6 giorni, lui da vescovo, coadiutore del patriarca Gori, che era di Lucca in Toscana, francescano, lui è venuto a visitarci in seminario, e un giovane seminarista, mi ricordo, della famiglia Hattar di Fohes in Giordania, gli ha chiesto, ma eccellenza, noi qui come facciamo adesso ad andare a trovare i nostri genitori in Giordania? E mi ricordo che Monsignor Beltriti si è messo così a premere, no? Sul suo anello vescovile, e poi è subito scoppiato in lacrime, e non aveva, era così commosso, così rattristato, che poi se n'è andato senza rispondere, ma questa era già la risposta, no? Quindi noi siamo queste personalità, queste italiane, questi italiani che ci hanno fatto un mucchio di bene, che continuano ad amare, a servire la Terra Santa, patriarchi, vescovi, frati, non vorrei dimenticare i francescani, i salesiani, laici, laiche, no? Io colgo l'occasione per ringraziarli e per dire che noi vi vogliamo bene come voi ci volete bene. Noi non abbiamo, come il povero Pietro, l'indomani della Pentecoste, non abbiamo né oro né argento, io direi non abbiamo né euro,
né argento, ma anche voi ne avete sempre meno. È un punto che non siamo messi meglio. Ma abbiamo la parola di Cristo, abbiamo il Vangelo che vi presentiamo anche tutta la nostra esperienza, tutto il nostro dolore, tutta la nostra, tutto il nostro calvario di cristiani che vivono in Medio Oriente, tutte le persecuzioni di cui noi siamo le vittime in tutto il Medio Oriente, più o meno, perché i cristiani nel Medio Oriente sono schiacciati, che lo diciamo o no. Una volta qualcuno mi dice: non è vero che siete schiacciati. Ho detto: nessuno ve l'ha detto che siamo schiacciati. Ha detto: no, nessuno me l'ha detto. Ho detto: allora è prova di più che lo siamo. Siamo così schiacciati che non lo possiamo dire. Come mi ricordo di quella barzelletta nei tempi dell'Unione Sovietica, no? Quando una delegazione di italiani rossi, comunisti. Si intende, no? Erano andati allora a fare una visita in Russia, no? In Unione Sovietica, no? E allora fanno, io direi Peppone e compagnia. Sì, con Guareschi, Don Camillo. E allora chiedono alla guida: allora qua come vanno le cose? E la guida, immagino una certa Natalia, Natasha, secondo la canzone Natalia, allora dice: beh, non ci possiamo lamentare. Allora il nostro Peppone dice: ah, allora state benissimo qua. E la Natalia ripete: non ci possiamo lamentare, cioè non abbiamo nemmeno il diritto di lamentarci. E quindi anche qui, quando si parla del multiculturalismo in Italia o in Europa, se questo significa cancellare la civiltà cristiana, definita da Giovanni Paolo, dal grande beato Giovanni Paolo II, la cultura dell'amore, la civiltà dell'amore, contrariamente alla cultura della morte che si manifesta nell'aborto, nel rifiuto del matrimonio, eccetera, no? E quindi abbiamo, penso, avete davanti a voi i cristiani del Medio Oriente. Quando i cristiani diventano un piccolo numero, vengono schiacciati. E quindi questo rifiuto continuo di trasmettere la vita in Europa occidentale ci fa male, anche male al cuore, e la cultura della morte sarà presto o tardi la morte della cultura, no? E quindi il nostro grande Papa Benedetto XVI dice che la procreazione è un dono di Dio, è un grande regalo di Dio. Non so se ti posso fare un'altra domanda. Certo. Tu, dalla tua esperienza, sì, qui in Terra Santa, perché parlo sempre io o quasi, no, ma almeno stavolta hai dato una testimonianza. Ci mancherebbe. I preti sono, sai, i preti parlano troppo, anche in chiesa. Allora, a questo punto io ti direi, sì, partendo dalla tua conoscenza della Terra Santa, certo, e del Medio Oriente, okay, cosa puoi dire, in un modo non ufficiale naturalmente, ma così da amica, soprattutto certo, dei nostri amici e delle nostre amiche ti ascoltano, cosa ci sarebbe di utile da sapere per, diciamo, il popolo italiano, magari anche per la donna italiana, partendo dalla tua conoscenza di questo Medio Oriente? Una domanda difficile. Credo che, da italiana e da giovane, diciamo, sento molto che c'è scarsa conoscenza.
Quindi sento che spesso e volentieri ci chiudiamo un po' in noi stessi. Noi abbiamo un sacco di problemi, anche in questo momento l'Italia soffre sicuramente, io soffro insieme al mio popolo. Allora non dica troppo, soffro perché in un film di Totò c'è quella signora che dice quanto soffro e poi la sedia... No, sicuramente è un periodo difficile, quindi credo che siamo molto concentrati su noi stessi, quindi spesso e volentieri non guardiamo quello che accade intorno a noi. Quando porto la mia piccola esperienza qua in Terra Santa rimangono tutti molto affascinati perché, come diceva lei prima, Buna, non si sa che c'è qualcuno che è schiacciato, di cui non si parla. Quindi quando spesso e volentieri mi trovavo i primi tempi anche delle scuole, quando accompagnavo mamma e papà qua in Terra Santa, mi dicevano, ma perché ci sono dei cristiani, perché c'è una comunità, perché non si conosce. Purtroppo questo è un problema che secondo me è rimasto. Spesso e volentieri ci limitiamo a un'analisi generale, no? È come quando dopo l'11 settembre tutti hanno generalizzato, no? Ecco, allora quando si parla di un arabo si parla di un terrorista. Un po' come quando all'epoca, quando cominciavo a venire in Terra Santa, che avevo 9 anni, mi sentivo dire, beh, italiana più o meno mafiosa, no? Questa era l'associazione. Quindi quello che sento di dire quando anche parto per la Terra Santa, per esperienze, eccetera, è sempre quello di andare oltre, di cercare di andare oltre, di vedere oltre, di non fermarsi a quello che è la linea generale, perché è la via più facile, no? Scegliere la via generale. Sento di dire a chi ci ascolta di andare oltre, quindi di capire, di cercare di vedere sempre oltre a quello che ci fanno vedere, no? Mi è capitato molto spesso di essere qua anche in periodi di intifada, di attentati, eccetera, no? E tutti mi dicevano, ah, ma sei matta, vieni a casa, no? E magari io poi non sapevo niente, perché magari il fatto accadeva lontano, come quando mi dicono, ah... Nella striscia di Gaza. Esatto, no? Perché si generalizza tutto, come quando da noi avevamo le stragi, nel periodo delle stragi, io me le ricordo, delle stragi... Oh. Però era una cosa, esatto, no? Da Como io dicevo, beh, ma tanto succedono in Sicilia, in Calabria, non è un problema che sentivo, no? Però è una mentalità sbagliata, quindi chiedo a tutti veramente di andare oltre e di venire in Terra Santa, perché di problemi non ce ne sono, è una terra che vi accoglie a braccia aperte. Sì, e tra l'altro, per esempio ieri ho fatto 2 conferenze, mm-hmm. 2 incontri, 2 chiacchierate a 2 gruppi francofoni, uno francese, perché ci sono ancora dei francesi che parlano francese, te ne sono ancora, e poi un gruppo svizzero di anche francofono. E allora io, qualcuno mi ha parlato dell'apertura, dell'accoglienza, il dialogo. E qui vorrei avvisare i miei amici occidentali, ma tu sei sempre più orientale. Sì, ormai sì. Sì, che quando... Cosa vuol dire l'apertura? L'apertura mentale non è solo l'apertura emozionale. L'apertura emozionale, io voglio bene all'altro. Io amo l'altro, anche al nemico. Gesù ha detto amate i vostri nemici. Quindi lì non c'è, come si dice, no, non c'è nessun dubbio. No, noi come cristiani dobbiamo voler bene a tutti, anche a quelli che non ci vogliono bene. Ma non si tratta di fermarsi lì al cuore. L'apertura deve essere anche mentale, cioè come diceva il mio papà di Roma, il signor Volponi, il signor Aldo Volponi, Don Pie, bisogna mettere in funzione il cervello. E di qualcuno mi dicevano si è bevuto il cervello, non so come si faceva. Allora, qualcuno mi ha chiesto
Qual è la mentalità, per esempio, del Talmud, degli scritti rabbinici? Sul Talmud c'è scritto questo, 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 quell'altro. Uno dice, ma io sono scandalizzato. Come? Lei è un prete che dice questo sul Talmud, o non so, su altre religioni. Ma io non dico niente. Io ti dico ciò che è scritto in quelle fonti. Quindi quando tu parli di apertura, devi proprio aprire la tua mente all'altro. Non si tratta solo di te che vuoi bene all'altro, solo di te che accetti l'altro. Bisogna sapere come la pensa l'altro, cosa c'è scritto nei libri dell'altro. Quando conosci quei libri, conosci meglio l'altro. Ma se invece, perché sempre ti fanno un discorso, ma che tolleranza è questa? Quale tolleranza è questa? Dove c'è la carità lì? Ma tutto questo si tratta di noi. Alla fine della fiera si tratta solo di noi. Non siamo usciti da noi stessi, neanche quando amiamo. Per uscire da noi stessi bisogna conoscere l'altro, sapere come la pensa l'altro. Altri no? Certo. No? Mi sto aspettando. Per esempio, noi diciamo Gesù figlio di Dio, ma bisogna stare attenti che il mondo islamico non, il mondo islamico fraintende questa espressione. Per loro, noi bestemmiamo quando diciamo Gesù è figlio di Dio, perché dicono, e hanno lì ragione, Dio non si è sposato per avere un figlio. Quindi è il caso di non dire no, è Gesù è figlio di Dio, io ti voglio bene. Non basta così. Per volerti bene bisogna conoscere il tuo pensiero e spiegare al tuo pensiero che anche sul Corano c'è scritto che Gesù è parola, è una parola di Dio. Corano 471. Allora, così io ti voglio bene e io ti capisco meglio, conoscendo meglio le fonti sulle quali tu ti basi. Ma se io solo parlo di me, solo parlo dei miei atteggiamenti, delle mie posizioni, questo è essere intellettualmente limitati, ottusi, no? Anche se emozionalmente siamo aperti, e l'amore è cieco. Quando uno ama senza conoscere e poi c'ha delle sorprese. Certo. No? Queste sorprese che adesso abbiamo nel mondo arabo, no? Si ribellano contro dei despoti, dei tiranni, ma poi dicono ai cristiani, voi siete abitanti di seconda categoria, pur sapendo o magari ignorando che i cristiani sono i primi abitanti di questi paesi. Bene, quindi ti ringraziamo, grazie, Miriam, grazie di questa bella testimonianza. E sarebbe stato bello anche presentare ai nostri telespettatori, alle nostre telespettatrici, una foto dei tuoi genitori. Forse non ce l'hai qui, no, con te. No, ho, peccato. Va bene, ma sempre con affetto, quindi tra i vivi ricordiamo, grazie, i tuoi carissimi, grazie, genitori, grazie. E siccome il sottoscritto è anche stato beneficiario un figlio spirituale di una coppia tedesca di Worms, non lontano da Francoforte, beh, anche per questa coppia, il signor Peter e la signora Catalina Bell, che adesso sono tutte e due in paradiso, io rivolgo a loro e a tutti i nostri benefattori questo grazie così sentito direttamente dal cuore. Anch'io sono stato un primogenito di 7
altri, quindi di 7 sacerdoti e anche di qualche seminarista che non ha continuato gli studi, certo, per il sacerdozio, ma che adesso è un bravo padre cristiano di famiglia. Grazie. Mille grazie.